con 29 voti vince il premio Ubu 2015 per miglior attore, performer, Massimo Popolizio. Abbiamo condiviso il palco per qualche premio con Massini, e se sali dopo Massini è una tragedia, perché Massini ringrazia tutti, fa tutto, è bravissimo a parlare, quindi invece questa volta non hai ringraziato proprio tutti, e posso dire che è un premio che devo condividere per forza con gli altri attori. È un premio di ensemble in realtà, perché l'ensemble che ha presentato Ronconi non era normale nei suoi palcoscenici italiani, quindi con Massimo, con tutti. È un premio di insieme. Non parlo molto, ma devo dire due cose. La prima è che è proprio vero, cioè, proprio dopo questa serata le ultime parole di Ronconi sono proprio profetiche. Sì, è vero, c'è proprio necessità del teatro di parola, del teatro di parola e del teatro di interpretazione. Ce n'è proprio necessità, anche perché, voglio dire, fra tante diversità, io parlo un panda, veramente, voglio dire. Cioè, il teatro di recitazione e di interpretazione è diventato qualcosa di veramente molto difficile da trovare. Quindi è proprio bene che ci sia, ecco. L'altra è che mi è capitato di vincerne alcuni di Ubu, e questo è l'ultimo, cioè il primo Ubu che è dopo la scomparsa di Franco, e l'Ubu dopo la scomparsa di Luca. Certo, l'uno e l'altro erano complementari, ho vissuto un periodo della vita in cui appunto per Ronconi il giudizio di Franco era incredibile, cioè in sala lo sapete, qualcuno, però insomma è stata, diciamo, una coppia, diciamo, dal punto di vista proprio etico, importantissima. Io ero bambino, ho cominciato, avevo 23 anni, primo spettacolo, per cui e vedevo questa... il continuo alzare l'asticella, alzare l'asticella, alzare l'asticella, alzare l'asticella.